Carissimo amico, ben ritrovato un'altra volta qui. Allora, visto che in tanti, la maggior parte di voi, in tanti all'inizio, alle prime volte che ci scambiamo qualche chiacchiera, mi chiedono come posso fare con il rasoio dello Chavette, come lo devo inclinare, che devo fare, che non devo fare. A me all'inizio, quando lo utilizzavo, a me il rasoio Chavette, insomma, è un po', secondo me, troppo ibrido, preferisco più mano libera, ma questa è una cosa mia soggettiva. Come del resto tutto il canale, tra magari varie opinioni sugli aftershave, sui saponi, sui pennelli, sono prettamente, sempre detto, prettamente soggettive verso i miei gusti. Quindi se per me quel tipo di sapone piace o va bene, io te lo dico francamente qua, senza censura o senza altre vie di mezzo, te lo dico chiaro e tondo. Quindi è tutto soggettivo quello che dico. Allora partiamo dal presupposto che questo è l'elemento principe. Adesso cercherò di farti su per giù capire con calma come lo utilizzo io, non come lo devi utilizzare te, come lo utilizzo io. Poi se te trovi con come faccio io, ben venga. Allora, partiamo dal presupposto che ci sono più tipi di Chavette. Lo Chavette classico da barbiere, scusa però mi devo fare una svapatina perché sennò non sto bene. Ok, aspetta. Allora, il classico Chavette da barbiere, questo qua io lo chiamo a forbice perché comunque sia, secondo me ricorda una forbice. Ha la classica impugnatura da mano libera, eccolo qua, con il poggiadito. Questo, a maggior ragione, non è perché porta, ci ho fatto stampello con mio, ma ce ne stanno anche il Parker, è fatto così. Ha questo inserto per il dito, quindi vai molto di più in precisione. Quindi se devi affrontare una piccola area, poi tranquillamente avvicinare le dita quasi alla lametta e andare molto molto più preciso. Sono i classici, sono direttamente piatti e lunghi, dove voglio dire è come se ci avessi in mano libera delle mani. L'unica differenza è che sta nella larghezza della lama, questa è piccolina, mano libera minimo minimo e fino a qua, quindi c'è qualche differenza. Quindi come consiglio è questo, sempre di impugnarlo in questa maniera, più stretto possibile magari, ok? E purtroppo ti devi regolare col feedback che c'è sul viso. A maggior ragione questo secondo me va utilizzato, c'è chi mi diceva 20 gradi, 25 gradi, 22, purtroppo rimane un po' difficile andare col goniometro, quindi il consiglio che ti do sempre a qualsiasi Chavette, vai così e poi piano piano inclina, certo non girarlo e poi premere, se tu giri e premi ti tagli, matematico, perché vai a far pressione. Questo è il primo, almeno da quello che ho io. Poi c'è quello che io chiamo a baionetta, mi sembra che anche la Topolo ne fa parecchi, c'è pure la Magic eccetera eccetera. L'unica cosa è che la Magic fa un tipo di Chavette a baionetta, ma secondo me presenta un problema. Tu quando vai ad inserire nel supportino, nel carrello, che è come questo, come lunghezza, ma no come questo, nel senso che c'ha due lamelle qui, due dentini, nei quali viene poggiata la lametta. Quando la vai ad innestare, spesso e volentieri la lametta da qua sotto esce, va verso, viene in avanti, quindi poi è un problema perché non c'hai una lama simmetrica. Quindi in questo caso, questo è un Focus, questo lo so che ti ho fatto vedere, ha inserito il supporto, l'innesto a baionetta in plastica con questo sistema qui, è molto utile per tenerlo bloccato, quindi per tenere la lama ferma, così quando vado ad inserire non è nessun problema di spostamento della lametta. Eccolo qua, lo faccio vedere, questo è pesantino, abbastanza importante il manico, stessa tecnica laterale e poi inclini piano piano, non fare mai pressione, qui giochi su questo punto, quindi diciamo, chiamalo così, il fulcro del rasoio sta qui, dove c'è proprio l'inserto ergonomico per le dita, ok? Ti regoli perché devi fare questo giochetto qua, ok? Come rasoio di sicurezza, che se tu lo lasci, lo tieni dal manico, vedi che la testa comunque si abbassa subito perché è quella più pesante. Ok, quindi questo è il secondo tipo che ho io e poi per tanti io consiglio a maggior parte di iniziare con questo. È il rasoio classico che trovi nei vari rifornitori di parrucchieri, il Down, questo è una copia della Master, però il principio è lo stesso, sarebbe un rasoio double edge, rasoio di sicurezza
eccetera eccetera, montato su un manico da sciavette o mano libera. La peculiarità di questo rasoio è che è tutto in plastica, plastica leggerissima. Io mi sono fatto personalmente una barba da un gran barbiere reputo, carissimo Vincenzo, che con questo rasoio ti fa veramente 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 perdere i sensi dalla rilassatezza, proprio veramente una mano eccezionale con un rasoio del genere. Posso solo che godere, te lo posso assicurare. Allora, questo lo consiglio anche se tanti dicono: ah, mi sono tagliato più con questo o quell'altro. Beh, dipende come affronti la rasatura. Idem, se tu vieni già dalla scuola del rasoio di sicurezza, sai bene che la testina del rasoio di sicurezza si mette già un po' più aperto come gradazione. Però diciamo che siccome la bombatura della testina, la curvatura che fa, è molto molto piccola rispetto a un rasoio di sicurezza classico, qui l'inclinazione è minore rispetto a un rasoio di sicurezza, quindi invece di metterlo così dovrebbe essere più poggiato al viso, ok? No pressione, no troppa forza, devi andare, io questo rasoio lo impugno da qui, quindi questa qua che vedi è la parte dove vado a fare maggior pressione, quindi grip resistenza, ok? Quindi in questo caso vado a fare sto giochetto qua. Il poggiadito sì, serve o non serve, perché poi quando vai a fare il lato opposto, quindi il sinistro, il problema è che se tu vuoi impugnarlo in modo corretto non lo puoi fare perché la lama sta spostata dall'altra parte, quindi a maggior ragione di fare questo gioco qui, eccolo qua, e tirati tranquillamente pure di qua. La cosa comoda pure è l'inserimento della lametta, perché ripeto, in alcuni sciavette è un po' difficoltoso il montaggio. Faccio vedere questo classico a testina di rasoio di sicurezza, sembra un po' una battuta tirata un po' così a ciufolo. Eccolo qua, lo inserisci qui, vedi c'è l'inserto con i buchini, lo fissi, non mettendo logicamente mai le dita davanti alla lama perché sennò te le secchi. Eccolo qua, bello pronto, mazza è venuto dritto però, infatti sì, ci vedo comunque a fare queste cose. Eccolo qua, no scusa, è perché o guardo in camera o guardo sotto, su due le cose. Ok, ha fatto pressione, ha fatto scatto, a posto, guarda. Ok, quindi il principio è questo qui. Poi c'è il barbiere esperto che lo usa anche in questa maniera, contro velo. Veramente, veramente leggerissimo. Questo per me è il, dico sempre questa parola, penso che sia pure sbagliata, must have, per forza, per iniziare questo va più che bene. Costa una fesseria e va benissimo. Gli altri sciavette, come dicevo, quella forbice classica da barbiere, io sono un po' impedito a mettere la lametta, te lo posso assicurare e garantire, perché quando la spezzi in due la lametta qui sotto crea delle guancette, le vedi? Queste guancette vanno a dare fastidio in fase di chiusura, a meno che tu sollevi in qualche modo questa parte, ok? E lo vai ad inserire, per esempio in questo caso è stato aperto più di una volta il rasoio, quindi è già leggermente allargato, perché appena ti arriva a caso, appena acquistato, la maggior parte delle volte quando inserisci la lametta e vai a chiudere questa parte qua, la lama va verso l'esterno, è un problema. Poi l'altra cosa importante, molto importante, tieni premuto qua e fissi piano piano il blocco di sicurezza, ok? Eccolo qua, stesso principio. Ti consiglio sempre di utilizzarlo in questa maniera qua, se trovi uno come questo qui e ci lavori tranquillamente così. Non devi mai fare pressione, se fai pressione con lo sciavetto te fai male, poco ma sicuro. La baionetta invece, questo che ho della Focus, è molto facile da utilizzare, lo faccio vedere, questo intanto me lo sposto, mettiamo qui, allora la metto qua, non lo so, ogni tanto vedo, dovrei fare dei tagli continui, però evito perché sarebbe tutto un mangia-mangia dei video, delle parole, delle cose. Allora, eccolo qua, questo rasoio presenta invece due inserti, qua e qua, dove va a serrare la lametta. Chiudi, semplicemente fai questo gesto qui. Con un Magic il problema si presenta qua. Quando vai a spingere la lametta all'interno, questa parte qui viene sollevata e va fuori. Eccolo qua, idem. Vedi che c'è un controllo dell'uscita della lama, quindi sporge il giusto, se vede male perdonami, ma questo è i mezzi che ho,
Eccolo qua, idem, stessa cosa, lo utilizzo. Ok, a posto. Spero di essere stato utile per quanto riguarda questa piccola e breve insignificante spiegazione di come le utilizzo io. Cerco magari di darti un piccolo aiutino, chiamalo così, non ti offende. Adesso ti faccio vedere come certe volte ho fatto io prima di provare definitivamente lo sciavetto sul viso. Allora, io di solito faccio questo gioco qua, che è molto divertente, è come quando ti eserciti con qualsiasi altra cosa, che può essere una macchina, e inizi piano piano a guidare. Allora, il gioco semplice qual è? Montare un po' il sapone, farlo in bianco, cioè come se fosse, prima di andare al poligono fai le prove del maneggio dell'arma, per dirti, mo te la faccio un po' troppo seriosa, e provi effettivamente senza il corpo in canna, quindi fai le varie procedure. La procedura sembra una cosa stupida, ma ti può aiutare tantissimo, credo. Monti un po' di sapone sul viso, così, e adesso, eccolo, ma è una cosa che è stupida, però ti può, secondo me, aiutare a capire bene. Cioè questo, bene, senza la metta, senza niente, poggi, inclini leggermente, ma di poco, e vai giù. Non devi sentire pressione, cioè lo senti. Allora, la pressione che devi esercitare è quella pari a zero, ok? Non devi fare nessuna pressione, ma semplicemente devi andare dritto e sentire che il rasoio scorre da solo in modo fluido, mantenendo, cercando di mantenere sempre la stessa inclinazione. Quindi ripeto, sperando sempre che non, che risulti utile sta cosa che sto fa, sciavetto, eccolo qua, dritto, leggermente inclinato, scendi giù costante. Ricorda, fai dei piccoli passaggi brevi all'inizio, fai così e stacchi, così alzi, ok? Inclinazione sempre la stessa, una volta che tu hai preso questa, che magari possono essere 20 gradi, ipotizza, rimani bloccato così a 20 gradi e sposti il viso. Tanto se c'è un po' di barba lo senti il rumore dello sciavetto, pure se non c'è dentro nulla. La pulizia, se lo vuoi pulire in maniera un po' più figa, lava verso l'alto, scorri così e esci dritto. Occhio a non fare sto giochetto e te potresti far male, mi raccomando. Quindi poi vai, sempre piano, senza pressione. Vedi, se tu fai sto giochetto qua, puoi fare l'errore, e scivoli e tagli, e tagli. Invece tu devi andare. Sempre tocchi, passi, alzi, tocchi, passi, alzi. Beh, mo c'è il sapone pure dentro le orecchie, bene, a posto. Fatto così, spero che ti sia servito in qualche maniera sto piccolo video. Ripeto, non è un tutorial perché non mi azzardo a fare tutorial, ma è semplicemente quello che faccio io e come ho iniziato io. Quindi, spero che ti sia piaciuto. Mi raccomando, fammi sapere che ne pensi. E niente, vi rimetto a voi il divertimento. Buon divertimento, buoni acquisti, buone sbarbate, ciao a tutti quanti da me e al tubetto un po' così.